sua natura a Brescia per le mille miglia. Renzo Castagneto è l'animatore della più bella corsa su strada. Gigi Viloresi. Gianino Marzotto, vincitore del 50. Biondetti, che dovrà ritirarsi dopo Padova per rottura del radiatore. Il decano Antonio Avalle, 79 anni. Mossiere, il ministro Marazza. E il numero di ogni macchina corrisponde all'ora del via. Sono le 4:05 quando Viloresi si lancia nel buio della pianura padana. Ascari dovrà abbandonare tra 25 km per un investimento di tragiche conseguenze. Alba piovosa sul Po, a Ponte Lagoscuro. Ormai non saranno più i fari a disegnare il nastro della strada. Gianino Marzotto è partito un minuto dopo Gigi per il grande viaggio che, a farlo in treno, ci vorrebbe carrozza, ristorante e vagone letto. Il tracciato quest'anno è più difficile ed ha attratto 319 concorrenti. Rampe di Antrodoco, Abruzzo. Già sono scomparsi nelle Marche Giannino e Vittorio Marzotto per guasti meccanici. I Bornigia 422 porteranno splendidamente la loro 2005 sperimentale finché sulla Futa un'uscita di strada li obbligherà ad arrendersi. Verso Narni si corre in uno dei più pittoreschi paesaggi dell'Italia centrale. E quando la stagione si deciderà ad essere bella, queste strade che oggi mettono alla prova i migliori piloti internazionali diventeranno incantevoli itinerari turistici. L'asfalto ricopre i tracciati delle classiche vie romane. Roma è in vista. Al posto di controllo si stabilisce una prima classifica generale. Ci sono quelli come Branchini che sulla persona e sulla macchina portano i segni della battaglia. Il decano dimostra la vitalità con cui ha percorso anni e chilometri. Viloresi è il primo classificato con quasi 127 di media, malgrado i parecchi minuti che ha dovuto perdere nei pressi di Ferrara e in prossimità di Roma per due uscite di strada. Riparte asso anche della resistenza e lo ritroviamo ora sulle rampe della Radicofani. La strada serpeggia in vista delle Crete, paese fantasmagorico e selvaggio. Oggi alle prese con queste svolte, domani con le curve e i rettilini di Monza per il quarto Gran Premio dell'Autodromo, fissato per il 13 di maggio. Passo della Futa, Italia a saliscendi. E qui Gigi sorpassa la Dyna Panhard de Collange, che vincerà tra le 750 con una media di 89,5. Ultime battute, Piacenza. La Ferrari 4100 di Gigi lavora a piena resa, cessata la pioggia. E sul vialone di Brescia, a più di 121 di media, Gigi è primo, come volevasi dimostrare. Riabbraccia la madre, ma agli amici confiderà, è stata una corsa tremenda.